amministrative romane, due municipi, Bergamo e Cremona, si spartirono il territorio situato a oriente dell'Adda. Ed è probabile che la giurisdizione di Cremona si sia spinta molto a nord, per compensare la mancanza di territorio a sud. È certo comunque che sotto i Longobardi la diocesi di Cremona comprendeva anche Cassano d'Adda, Fornovo, Caravaggio e Calvenzano. E proprio sotto quei bellicosi dominatori si ricadde nella trascuranza di ogni bonifica e si ritornò alla invasione delle acque. Già colonia romana, detta Ripalta perché faceva argine ad un antico lago, è chiamata da taluni col nome di rivolta secca, o per gravi siccità, o per gravi devastazioni subite, o perché appartenente ai marchesi Secco. Fin nel secolo XII, come ce ne fa fede il chiarissimo Muratori, trovasi qui vi eretto un ospitale. Questo borgo fu posseduto in antico dalla famiglia Capitani d'Artago, poi dai Visconti e poi dai Veneziani. Nei suoi dintorni avvenne nel 1217 una famosissima battaglia tra milanesi e cremonesi. Il suo forte castello fu preso d'assalto dai francesi il 10 maggio 1509, che lo saccheggiarono, lo arsero e ne massacrarono gli abitanti. Insigne è la basilica romanica del secolo XI. Conservato nell'archivio comunale, fa risalire al 3 febbraio 1619 l'inizio di una lunga diatriba con i paesi limitrofi per stabilire quale fosse il giorno di mercato per la comunità di Rivolta d'Adda. Vi si legge che il re di Spagna Filippo III concesse alla comunità di Melfi il privilegio per poter effettuare un mercato settimanale il martedì, giorno che la tradizione e la testimonianza sostenevano fosse privilegio per quelli di rivolta. Cominciò una lunga serie di suppliche, richieste, proposte, ordinanze, grida, decreti. In questo modo a quel tempo andavano le cose. Rivolta ottenne di poter effettuare ogni mese una fiera di 4 giorni, ma le opposizioni dei paesi circonvicini vanificarono pareri favorevoli e concessioni ottenute. La peste del 1630 mise fine ai litigi e alle discussioni, c'era altro a cui pensare. Cambiati i tempi e subentrato al governo spagnolo quello austriaco, nel 1723 la comunità di rivolta tornò ad inoltrare supplica al governatore austriaco per ottenere i 4 giorni mensili di mercato. Ricominciarono le opposizioni e le discussioni fino a quando, chiudendo una disputa durata 120 anni, nel 1739 il governo austriaco concesse alla comunità di rivolta il permesso di effettuare un solo mercato settimanale nel giorno di mercoledì. Così ancora oggi.
Volevo chiederle, ma questo il mercato di Rivolta d'Adda è cambiato o è ancora uguale a parecchi anni fa? È cambiato perché prima c'era 10 o 15 banchetti, oggi ce ne sono centinaia. Quindi è diventato molto più grande. E secondo lei è meglio o peggio? Oh, è meglio. Meglio? Per il paese, per i paesi secondari qui vicini, a Saro, Velo, via tutti i paesi vicini. Ecco, perché c'è gente dei paesi vicini che viene al mercato di Rivolta a comprare. 4, 5, 6 paesi vicini. E lei cosa compra? Sono sempre lì a comprare. Sempre qui. Quanto può far tribolare una cliente al banco, no? Tendo di vedere i vari modelli sempre in blu. Forse è qua. Taglielo sotto. Come acquirenti sono simpatici o no? Ma direi che rispetto ad altri mercati abbastanza. Piuttosto gente, cioè alla buona, non sono gente clienti sofisticati con molte pretese. Cercano sempre naturalmente roba più economica, ma nello stesso tempo alla moda. E poi gli sconti li chiedono? Gli sconti al mio banco io ho, come si vedono, i prezzi esposti, già scontati, per cui il lavoro procede bene, appunto perché sanno già, lo vedono quello che costano e non fanno tribolare per niente. Ha qualcosa di particolare, di diverso rispetto agli altri o è un comune mercato di paese? No, è un comune mercato di paese, però rispecchia un po' i grossi mercati, cioè come ordine, vuol dire ben ordinato, composto, non ci sono casini, non ci sono inghippi, diciamo, anche per quello che è la circolazione, cioè sistemato bene. Quindi si sta abbastanza bene. La gente praticamente gira in giro alla piazza, tutti i posti di mercato sono uguali, non ci sono posti migliori o più brutti, anche come spazio, bello largo. Uno può arrivare come me anche sempre in ritardo che entra. Ma i suoi clienti più affezionati sono giovani, vecchi? Sempre roba giovane. Sempre roba giovane. Solo articoli per i giovani. Va bene, tutti i nostri sono uguali. Chi si chiama?
Per filmare? Madonna, piazza di rivolta ci dà un'immagine del tipico mondo di un paese della pianura. I portici lungo i lati sono costellati di negozi e di caffè. Gli uomini sono seduti a contrattare e a giocare a scopone. Le biciclette sono utili compagne per i non brevi tragitti tra centro paese e Cascinali. La piazza assume la funzione, più che altrove, di punto d'incontro fra gente che l'economia agricola tiene lontana, nelle proprie aziende. Quelli di rivolta, le statistiche dicono circa 2000, vengono in piazza, più o meno di corsa, ogni mattina. All'ombra del campanile partono i pullman dei pendolari, verso Milano quelli degli operai e degli impiegati, verso Crema quelli degli studenti. In piazza si finisce con il ritrovarsi il sabato e la domenica. Oggi, che i cortili si sono svuotati, la piazza è rimasta l'unico, l'ultimo luogo, almeno a rivolta, di aggregazione. Più familiari. E ci si trovava tutti in cortile? Tutti familiari, se ne sono superbi, a tutti i poveretti. E cosa facevate nel cortile? Le donne stavano in casa. Noi, io per esempio alla mia età andavo a servizio a Milano, quasi tutti insomma, perché stabilimento c'era poco da fare insomma. Quante famiglie abitavano una volta qui? Una volta erano 32 le famiglie qui. 32 famiglie, e adesso? Ah, adesso non lo so perché adesso siamo in pochi. Ecco, queste 32 famiglie, tutti contadini? Paesani su, che aspettavano di andare in piazza a vedere se poteva arrivare qualche affittabile, qualcuno che aveva bisogno di qualche mano, di partecipare a qualche giornata. Ecco. E di bambini ce n'erano tanti? Eh sì, purtroppo. Toccavo il cortile. Adesso di bambini non ne vedo qui. Qui adesso non c'è quasi più nessuno di bambini. Sono tutti grandi. Tutti grandi. E come lei mi stava raccontando che questa era una stalla una volta? E quanti anni fa l'avete sistemata? Sì, che l'abbiamo sistemata, sarà 20 anni. 20 anni? 20 anni o qualche anno di più. Quando si è sposata mia figlia, che non trovava la casa. Allora ci abbiamo fatto, dalla stalla, ci abbiamo fatto la stanza. E qui abita da sola lei? Sì, io abito da solo. Questo qui è mio figlio. Sì, ecco. Non si ricorda qualche cosa bella, qualche storia bella che in cortile? Sono più belli che tutti, tutto il bello che c'è adesso. Ecco, ma cosa c'era di bello? Niente, nessun divertimento, nessuna allegria, mangiare, per modo di dire, si può immaginare che mangiare che c'era una volta, ma non so, io sono stata abituata più alla buona, senza nessun... Non sembrava di avere l'invidia quella là, perché quella lì, noi la nostra cena veniamo fuori più in corte, tra noi assaggia la mia, io assaggio la tua, o la tua è più buona, facciamo cambio, una roba più familiare, ecco. No, 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 non succede più. E come dice che era più bello una volta, nonostante si stesse peggio? Sì.
nonostante che io adesso sto meglio nei miei anni, che sono gli ultimi, però prima mi piaceva di più. Si guarda fuori dalla finestra e non si vede nessuno. Ci conosciamo tutti, ma non stiamo più insieme. Ognuno sta a casa sua e non si parla più di niente. Non si fa più nessun lavoro insieme, in compagnia. Anche quelli che si potrebbero fare fuori, nel cortile, insieme a altre donne. Come cucire, per esempio. C'era una filanda rivolta. In fondo qui a Nuremberg, a Porta d'Ada, che via qui, che adesso è tutta una casa sola, bene. Adesso non c'è più la filanda. No. C'è diventato un condominio la filanda adesso? E quante donne ci lavoravano? Non mi ricordo io. Quante donne. E, lo ripeto. La mattina per le 6 bisogna essere dentro. Lei ha lavorato in Finlandia? Sì, poi di anni in Finlandia, dopo si è fermata, sono andata via a servizio e io. E quante ore lavoravate in Finlandia? Alle 6 bisogna essere dentro. Ecco, alla mezzogiorno, alla 1:30 bisogna essere dentro e alle 6:30 veniamo fuori. Quindi dalle 6 della mattina... Non c'era neanche pensione né niente allora, perché anch'io non ho morto, mio marito nel 38, ma non ho avuto la pensione, perché non c'era la pensione neanche loro, non ho preso niente. Sì, che si può immaginarsi che anni ho passato, eppure confronto a... No, per me non sono stati belli, perché in famiglia sono capitato un po' di tutto, più brutto che bello, però come ambiente mi piaceva. Più prima, ecco. E vi raccontavate un po' di storia, no, nel cortile? Sì, era qualche vecchia più di noi, noi eravamo due ragazzi, bene, che sapeva qualche storiella. Ma se ne ricordo qualcosa da raccontare breve? Raccontare breve che quando eravamo un po' in corte a giocare, che non c'era né luce né niente, c'erano tutte le buche qui, con cimaie e così. Donne d'un'erba e ore dell'anletta. San Pedro comanda tutti, ma San Pedro comanda, questa è la mia gamba, bisogna vedere la gamba per farmi paura. E così passavate la giornata? No, ma era bello. Mi ricordo ancora tutti i vecchi che sono stati dentro qui, e li ricordo anche nelle preghiere, perché so che non c'è più nessuno che pregano per loro. Non c'è più nessuno, più nessuno, più nessuno, è troppo tanti anni. Povera gente, sono tutti in paradiso a confronto quello che c'è adesso. Quello adesso, il bene che c'è adesso, forse non vanno più nessuno in paradiso. Ma quelle povere gente là, sì. E così di sera vi facevano spaventare con le storielle, eh? Me ne racconti qualcun'altra e mi piace. Se non le ricorda. Se non mi è troppo buono mi da raccontare storielle, ho potuto sapere. Lei è andata a scuola? Io credo, sì. Mica per vantarsi, però era un capitolo un po' bravo. No, fino alla terza, poi non c'era più niente. No, terza media, terza comunale, non c'erano. E che anno era? Sono dal 98, sì, che si figuri. E come erano i maestri una volta? Ma adesso non so questi come sono, c'è più libertà, una volta fanno la scuola intera anche dopo mezzogiorno, c'era la vacanza il giovedì e basta. Erano del paese i maestri? Così un po' del paese, un po' da fuori solo. Grazie. Il Palazzo Celesi è un esempio molto coerente ed anche apprezzabile di pieno barocco.
era l'abitazione dei conti Celesia, cittadini eminenti di rivolta già nella prima metà dell'Ottocento. Le profonde modificazioni rendono difficile la lettura del complesso architettonico. Dal 1952 il palazzo è di proprietà della parrocchia. Nella memoria popolare, Palazzo Celesia è ancora il palazzo, e vivo è il ricordo del conte che elargiva elemosine come un principe d'altri tempi. Quando qui ancora i fratelli e la roba, e la mamma e le sorelle, e lo come andavano dietro con la macchina, con le carrozze, con i cavalli, andavano avanti dietro. Quindi c'è la vita da signore in questo palazzo una volta? Una volta sì, era tutto suo, questo, là in fondo là, le terre, attorno alla rivolta, casine. C'erano proprietari di parecchie cose a rivolta d'Anna? Tanto anche. E come lo vedevate voi ragazzini questo palazzo? Ma noi abbiamo visto tanto tempo, perché erano bambini così. Qui c'era, qui non c'era dentro nessuno, non era abitato. Una volta era un palazzo lussuoso questo? Dopo ho cominciato a dare via uno, via l'altro, la mamma non aveva più la cura del suo palazzo, allora ha venduto tutto, terra, palazzo, tutto. Questo è lasciato alla cura. La curia. Ma perché ha venduto tutto? C'è nessuno che spendeva i soldi da comprare. Non avevano più soldi Conti Celesia? No, avevano sì soldi. Non è che han venduto perché non avevano più soldi? Sono proprietari, ma è come anche. Ecco, ma con i rivoltani com'erano questi Conti Celesia? No, loro solo. Quanti signori che erano qua a rivolta? Con il paese, con la gente, con voi. Vi parlavano? Andava molto bene per tutti. E facevano del bene? E cioè? Facevano anche le carità, facevano tutto quello che occorreva per aumentare la famiglia, per aumentare i bambini, per aumentare le case, insomma, le famiglie numerose. Cioè vi davano soldi? Non soldi, no, la roba. Insomma. La roba da mangiare? Tutto il riso, tutta la roba che loro abitavano qui, avevano la raccolta alle casine, portavano qui, a sua volta quando avevano bisogno di dare uno l'altro, e facevano arrivare. E chissà come lo guardavate questo palazzo, con invidia o no? Invidia, non si poteva avere invidia, perché noi passavamo di via, di qua, di là, sempre lontano, e loro non si facevano vedere. A sua volta, una volta ogni 15 giorni o un mese, veniva la mamma o la sorella o il fratello, ma non troppo tante volte, 3-4 volte l'anno. I ragazzi erano a Roma. E non le dispiace vedere un po' questo palazzo che crolla un po' da tutte le parti? È tanto tempo che crolla. Le dispiace vederlo così lasciato andare? Dispiace sì, perché ha visto dentro le stanze. Le stanze ho visto, sì, i soffitti. È bello. Come stanze, dovrebbe restaurarlo un po'. E qui intorno al palazzo queste case c'erano già o? Sì, tutto questo qui era suo anche lui. Tutto questo. Questo. Quella là, fino al fondo della strada. Quella là. Tutto, c'era le casine. E come si viveva a rivolta d'Adda una volta? Allora si viveva bene. Si viveva bene? E adesso? Con loro. E gli altri non sapevo cosa facevano fare. A lei lavorava i campi dei signori Celesia? Tutto. Era loro dipendente? 5 anni che ho lasciato la terra. Perché l'hanno venduta a fonti sparsi per faticare. E quindi lei coltivava la terra dei signori Celesia? E poi il raccolto cosa faceva? Lo dava ai Celesia o lo teneva lei? Facevamo noi il nostro conto, poi le bestie così e cos'ha, tanti sono stati grossi, tanti sono stati piccoli, allora non c'era troppo tanto da allargarsi, la misera.
Allora era meglio una volta o adesso? Per noi era meglio una volta. Perché? Perché una volta si era più contenti, virtuosi. Adesso invece dopo ho cominciato a fare militare, dal via uno, dal via l'altro, dal via l'altro, era la vita purtroppo troppo brutta per noi. Noi eravamo in 8 in famiglia, 5 bambini e 3 figlie. Tutti contadini? Tutti contadini. Produttivo e abitativo, tipica della pianura padana, è la cascina a corte. È un'unità ben organizzata, quasi autosufficiente, a volte perfino fortificata. Nel territorio del comune di Rivolta, il numero delle cascine è superiore a 100. In ognuna sono ancora ben distinte le strutture riservate ad abitazione e quelle destinate a stalla o a fienile o a deposito per i macchinari. L'introduzione di nuove tecnologie e di metodi moderni di lavorazione della terra e dei suoi prodotti ha causato, insieme alla fuga dai campi, l'abbandono di un numero sempre più crescente di cascine. Un buon numero, al contrario, è stato restaurato soprattutto dopo che in questi ultimi decenni gli agricoltori rimasti sono diventati proprietari delle strutture abitative e di parte del fondo. I lavori di restauro spesso hanno frantumato in tante piccole unità quella che era la forma originaria e hanno aperto nuovi spazi con la costruzione di silo e di stalle moderne. Le automobili, il telefono, la televisione hanno accorciato notevolmente le distanze con i centri abitati vicini. Per essere insomma per tenere e si mangia, non si manda la lada, non si buttia. Si manda la arancada, ma. Cominciate al mattino? Ah, mi sti vesti da come tre mesi. Tre mesi? Tre in quattro mesi. Fino? Finisce tre mesi. Poi? Poi da come muoio gli altri duri, finisce la sera. Adesso stiamo facendo il continuato.
Orario continuato. Ci si ferma a mangiare, poi si va. Mio fratello deve anche irrigare, perché abbiamo già iniziato ad irrigare. Si lavora di giorno, di notte. Fate tutti? Tutti, sul trattore ci va. Ci va. A casa con i bambini rimane la nonna. E vi piace o... Perché la mia vita è piuttosto dura, E ormai siamo abituati, andiamo avanti. Si fa l'abitudine. E i ragazzi che cosa fanno? Giocano? Oh, lui va tutto via giù, Andrei. Una mano non ve la danno? Ah, cosa gli vai? Una volta quando voi avevate la loro età... Sono un braccio tutto munici. Con i brassi. Sì. Una volta c'erano più ragazzi, si giocava qua nel cortile, si giocava a pallone, si giocava a nascondino, si divertiva di più che in paese. Invece adesso non c'è più nessuno qua a Cascine. Ora? Adesso lui prende un po' di giorno. Ma l'ha intervistato, ce l'abbiamo. Mi capita da indicatori del Twitch. Sbiusati, ma dice mi che passa l'unica sparadena sbiusa. Vi piace abitare qui la Cascina? Sì. Perché? Perché siamo liberi, non è come in paese che bisogna stare attenta al traffico perché c'è pericolo. A te piace? Sì, perché ci sono tanti amici e tanti giochi e possiamo vicini alle nonne. A rivolta al paese? Andate, non andate? Sì. Come abbiamo lavorato, tanti oggi passano le 15 di 60. Sa quando io ho proprio bisogno. Stagione siamo staccati, però nelle stagioni in cui abbiamo tempo, anche tutte le sere, ogni una sera sì, una sera no, secondo i lavori, i tempi, la voglia che abbiamo di andare o meno. Beh, andiamo domenica mattina a messa quando possiamo, poi basta. Se prima più basta, perché rimane al tempo. Quando perdo un messa. E cos'è, ogni tanto sento un sedion perché femmino qualche pensa lui. Un altro turgista. Divertimenti, cose del genere? Niente. Dove si va? Il paese, se si vuole divertire, perché qua alle 10 sono spento. Niente. Cose del genere, niente. Niente, non parlai mai, si troppo. Troppo. Dai bestie che non più troppo. Io scherzi voi. Sì. Ma adesso c'è la televisione. Sono la testimonianza, sta anche a strac. Lo dindo ma adesso che sembra un pezzo con la donna. E lavorare troppo, lei sembra un pezzo. Ma che storia è quella? La mia perché mi manca a strac, tra che c'è la mia sera a mangiare e sono dormendo.
comunque il fiume, l'Adda, era la principale e talvolta unica via di comunicazione, ricchezza e incubo per gli abitanti. Oltre al pesce, il fiume era fonte inesauribile di materiale per costruzione, ma i rivoltani ne temevano i frequenti e catastrofici straripamenti. Oggi l'Adda porta, anche se meno evidenti di altri fiumi, le ferite e gli insulti dell'industrializzazione più rapace e miope. Le acque, da trasparenti che erano, si sono fatte spesse, talora torbide. Nessuno oserebbe più dissetarsi, come era costume, all'acqua del fiume, e i pesci vi si avvelenano. Ci sono tratti di fiume pescosi, per i più esperti lupi dell'Adda, e ancora oggi frotte di lenzaioli milanesi scendono per il weekend. Questo pomeriggio sei qui sull'Adda, ci vieni tutti i pomeriggi? Forse, perché mi pende tipo bello. Ma ti piace stare sull'Adda? Sì. E cosa ci fai sull'Adda? Pesco, dopo guardo gli altri. Peschi e guardi gli altri. Ma ti piace pescare? Sì. E di pesci ce ne sono ancora o no? Adesso non abboccano perché c'è l'acqua alta e... sporca. Sporca. Ma quando non c'è l'acqua alta li prendi? Sì. Grossi? Insomma. Ma poi ti piacciono almeno i pesci da mangiare o no? No. Ah, tu li prendi ma non li mangi. E chi li mangia? I miei genitori e i miei fratelli. E come mai è qui? Un mio nipote giocare là. Devo giocare qui all'Adda per prendere qualche formica lì nell'acqua. Ma quando lei era giovane veniva a giocare anche lei sull'Adda? Mamma mia. Io passavo su questo ponte allora. Io passavo quando andavo a Milano a lavorare, si pagava 5 centesimi con la bicicletta andare a per passare il ponte. Dal 25, del 23 o del 24. Poi questo ponte vedo? Eh? Questo ponte poi è crollato. No, poi è crollato. E come mai? No. Questo è quel vecchio, è crollato quel nuovo, quella, si diceva il ponte nuovo perché prima era tutto così. Dopo è crollato quella metà lì, hanno fatto crollare nuovo. È crollato quello là, questo qui era stato così, poi hanno fatto quello là. L'Adda ha rivolta, lei è di rivolta? Sì. Ha dato qualche preoccupazione, qualche volta no, non è mai... Dal 28 è venuto fino al selciato del paese. Al selciato del paese giù? Lì, per andare in piazza, insomma, sulla strada vecchia lì, è venuto fino all'Adda. Che anno era? Dal 28. E poi basta, non è più successo? Dopo c'è stato qualche piena, ma non più come quella volta. Una volta là era fino lì accertato del paese proprio. Lei è un pescatore accanito? No, ma non ho mai pescato niente. Io mi piace mangiare i pesci, ma se li prendono gli altri. Poi venendo qui ho visto un cartello con scritto divieto assoluto di balneazione. Non l'ho visto. Ma è sporca l'Adda, non so come mai? L'Adda è inquinata. Una volta invece... Una volta si poteva bere tutto l'acqua. Ah, bevevate l'acqua dell'Adda una volta? Ah, sì. anche delle rose, qualunque acqua, non c'erano neanche stabilimenti con le chimiche che ci sono ancora. Allora, grazie. L'acqua dell'Adda era freschissima. Era freschissima. Oh, ma barche vedete, non ce ne sono qui? Prima c'erano le prima barche. Prima c'erano le barche. Prima, nelle feste, come nelle feste belle del paese, Sant'Alberto, che come... Cosa facevano? Facevano i giovanotti così, c'erano una barca, pagavano 5 centesimi e portavano un chilometro in barca, 15 o 16, anzi una volta si è rovesciato la barca, quei giovanotti lì andavano sulla sponda, c'è stato delle rogne.
Quindi andavano in barca per fare un giro sul lago? Sì, ma bisogna pagare, perché il pescatore, allora c'era i pescatori, l'ada c'era una palla loro, i pesci li prendevano loro, c'erano 4 o 5 pescatori vecchi, loro pescavano con le mutande, qui d'inverno gli stivali non c'erano. Dove hai cambiato un po' di roba? Ho cambiato. L'Adda è ancora il mare dei poveri, le sue sponde si camuffano allegramente da spiaggia per la gente che non può permettersi la riviera. È un nonno molto convincente. Tutti i giorni? Tutti i giorni? Quasi. È l'unico. E cosa ci venite a fare? Il bagno, prendere il sole. Il bagno? Il bagno, sì, anche il bagno. Vedo che però qualcuno lo fa lo stesso, il bagno. Anche noi troppo facciamo il bagno. Anche se è inquinata? Sì, tanto cosa. Siamo già abbastanza contro di noi. E poi finché ora state qui? Ma come da pazzi stare qui tutta l'estate però. Ma ci state o non ci state tutta l'estate? No, io vado via. Come io, lui. Voi state tutta l'estate? Abbronzarvi sulle spiagge naturali. Certo, diciamo. Certo. E cosa fate tutto il giorno qui, oltre a prendere il sole? Si sente la musica. Come per esempio il nostro ride inverso. Si ascolta la musica. Il vostro? Ride inverso. Il nostro ride inverso. E poi fate cazzate, avete detto? Sì. Tipo? Ma che cosa tipo? No, niente così. Si scherza, si ride. Si ascolta la musica. Si fanno progetti per la sera. Si sente Mozart, Beethoven. Si ascolta le... Ci state bene qui? Sì, ci sto bene con Bach però. È rilassante. Tutto il sole poi? Un po' noioso però. Ma non c'è nient'altro da fare oltre a questo? Non ci sono alternative? Durante il giorno no. La sera? Non alternative. Piscina non c'è? Oppure? Cioè, non c'è nulla. Vabbè. La rivolta non c'è nulla.